La quinta generazione di Honda CR-V si affina nel design per incontrare maggiormente i gusti degli automobilisti europei, ma il suo punto di forza è un altro. Parliamo del sistema ibrido iMMD, che la rende più vicina ad un'auto elettrica che non ad un'auto ibrida tradizionale. Il motivo ve lo racconto in questo nuovo video, ma prima, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale YouTube di Showcar e a cliccare sulla campanellina delle notifiche per non perdervi nessuno dei nostri nuovi contenuti. CR-V è sul mercato da ormai quasi 2 anni, eppure le sue linee sono ancora molto attuali. Questo perché i designer Honda hanno optato per un approccio più essenziale, con poche linee, forme robuste il giusto per sottolineare l'appartenenza al mondo dei SUV e una grande attenzione all'aerodinamica, come vediamo dalla griglia anteriore attiva e dei gruppi ottici posteriori posizionati in modo da staccare il flusso d'aria dai lati, riducendone il disturbo. CR-V si posiziona nel cuore del segmento D con 4,60 m di lunghezza, 1,85 m di larghezza, 1,68 m di altezza. L'abitabilità interna è elevata, con tantissime regolazioni elettriche per i sedili anteriori, apprezzabile in particolar modo la possibilità di regolare l'inclinazione della seduta, ampi vani portaoggetti, tra cui il pozzetto nel tunnel centrale molto profondo e dotato di prese USB e anche HDMI, e tanto spazio per chi siede dietro, perché il tunnel centrale della trasmissione ha un ingombro molto ridotto. I passeggeri posteriori, oltre ad una grande luminosità data dal tetto, possono anche godere delle bocchette dell'aria nel tunnel centrale. Il bagagliaio misura 497 litri, valore che sale a 1638 abbattendo lo schienale frazionato 60-40. Sotto al pianale di carico troviamo il pacco batterie del sistema ibrido. Gli interni sono semplici, lineari, molto ben fatti anche dal punto di vista delle finiture, anche se forse questo inserto in similegno poteva essere trattato diversamente. In ogni caso abbiamo una ottima attenzione all'ergonomia, con tanti pulsanti fisici, per esempio per la gestione del climatizzatore, e nella console centrale una pulsantiera molto intuitiva che sostituisce la classica leva del cambio. Davanti al conducente troviamo un display da 7 pollici ad alta risoluzione con l'indicatore del livello di potenza, le spie per identificare le modalità di guida, il computer di bordo, lo schema dei flussi e della trazione e tante altre informazioni. Scorrere tra i vari menu però non è sempre intuitivo, primo perché le icone non sono chiarissime e secondo perché occorre prenderci la mano perché ci sono davvero tanti tasti sul volante. Al centro della plancia c'è invece un display touch da 7 pollici del sistema di infotainment, un impianto un po' datato specialmente per la grafica e per la lentezza. In ogni caso abbastanza completo, a cominciare dal navigatore Garmin integrato, passando per la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, però ancora con il filo, e la schermata dedicata ai computer di bordo. Il sistema ibrido iMMD di Honda CR-V si compone di diversi elementi. I primi sono i due motori elettrici, uno che funge da generatore e uno invece che funge da motore di trazione. Questi due motori elettrici sono alimentati da un pacco batterie agli ioni di litio da 3 kWh. Abbiamo poi il motore termico, un 2 litri 4 cilindri a ciclo Atkinson, un motore la cui tecnologia di combustione è pensata, ottimizzata per l'utilizzo all'interno di motori ibridi, e Honda non è l'unico costruttore giapponese in particolare ad aver adottato questa soluzione. Per esempio mi viene in mente anche Renault con le nuove E-Tech. Ma torniamo a Honda CR-V. Motore elettrico e due motori termici sono collegati tra di loro sotto il cofano anteriore. Poi abbiamo una trasmissione a rapporto fisso che sostituisce il classico e CVT, quindi cambio variazione continua, tipico delle ibride giapponesi. La peculiarità di questo sistema, che abbiamo già provato ed apprezzato sotto nuova Honda Jazz, di cui trovate il video nel canale YouTube di Showcar, è sicuramente la possibilità di viaggiare quasi totalmente in elettrico, anche se si tratta di un full hybrid e non di un plug-in hybrid. Per essere più precisi, la grande peculiarità è quella di poter viaggiare in elettrico con il motore elettrico che si occupa di fornire la trazione anche con il motore termico acceso.
Il sistema è piuttosto complesso e prevede tre modalità di guida essenzialmente. In modalità EV Drive, il motore a benzina è spento e la vettura viaggia in modalità 100% elettrica per circa 2 km. Questo a patto che la batteria sia carica e che si prema l'acceleratore molto dolcemente. Questa modalità infatti avviene in città e spesso anche in extraurbano. In Hybrid Drive invece il motore a benzina interviene spesso per supportare il motore elettrico. Ma lo fa allo stesso modo delle auto elettriche con range extender, ovvero ricaricando la batteria tramite il motore elettrico generatore, per poi alimentare il motore elettrico di trazione. Questa modalità si verifica nella maggior parte delle situazioni di guida, Honda dice il 50% del tempo, quando si richiedono un po' di più di prestazioni alla vettura. In engine drive, grazie alla presenza di una frizione, il motore termico può dare trazione alle ruote anteriori nel caso della versione a sola trazione anteriore, oppure anche quelle posteriori nel caso di quella trazione integrale. Questa è la modalità più efficiente per le alte andature, per esempio in autostrada, dove il motore elettrico interviene solamente per fornire supporto, per esempio durante i sorpassi o comunque quando vengono richieste maggiori prestazioni. La potenza complessiva del sistema è di 135 kW, ovvero 184 cavalli, con una coppia massima che arriva a 315 Nm. Il risultato è una velocità massima di 180 km orari e un'accelerazione 0-100 in 9,2 secondi, quindi più che sufficienti per garantire a questo veicolo, comunque un D-SUV con un peso di 1670 kg per la trazione integrale oppure 1614 per la trazione anteriore, delle prestazioni direi più che dignitose. L'auto si avvia quasi sempre in elettrico e le transizioni tra le due modalità o tra le tre modalità in realtà sono davvero impercettibili, tanto è vero che a volte ci si ritrova a guardare nella strumentazione per vedere se è attivata la spia EV Drive. La trasmissione a rapporto fisso impedisce di avere l'effetto scooterone tipico dei cambi ECVT utilizzati da altre ibride. L'unica situazione in cui si avverte l'ingresso nell'abitacolo del motore è quando, solitamente alle alte velocità, affondiamo l'acceleratore, per esempio per un sorpasso. In quel caso il motore schizza ancora su di giri e il rumore diventa invadente. Il bilancio di un sistema ibrido così complesso ma anche raffinato sono consumi medi di tutto rispetto, prima di tutto per il peso ma anche per l'imponente sezione frontale di un classico D-SUV. Parliamo infatti di una media in ciclo urbano e extraurbano che si aggira intorno ai 4, 4,5, 5 litri per 100 km, dipende un po' dal vostro piede. Mentre per quanto riguarda la guida nel ciclo combinato, però aggiungendo anche l'autostrada, siamo intorno ai 6,5-7 litri per 100 km. Davvero niente male. Lo sterzo ha una buona precisione, però comunque è tarato sul morbido, ha una certa escursione tra quando giriamo e quando effettivamente le ruote girano. Mentre le sospensioni, che sono anteriori MacPherson e posteriori Multilink, sono tarate sul morbido per garantire il massimo comfort alle basse e medie andature e un rollio che sì, diventa un po' accentuato, ma mai fastidioso nelle curve. Ottima la trazione integrale intelligente real-time all-wheel drive che permette di ripartire fino al 60% della coppia all'asse posteriore, è un optional, per garantire maggiore aderenza e maggiore spunto per esempio nelle ripartenze. Infatti è una trazione integrale che, sfruttando anche l'elettrico, interviene piuttosto spesso. Ricca la dotazione di ADAS del pacchetto Honda Sensing che tra le altre cose prevede il cruise control adattivo con funzione stop and go che funziona abbastanza bene e il sistema di mantenimento della corsia al centro che però funziona solo in condizioni ideali, quindi in autostrada con curve ad ampio raggio e soprattutto una segnaletica molto ben definita. Considerate le buone prestazioni e i contenuti tecnologici di alto livello, in particolar modo per il sistema ibrido, Honda CR-V Hybrid ha un prezzo tutto sommato contenuto, perché si parte da 34.900 euro per la versione d'accesso, che ha già una buona dotazione, con la sola trazione anteriore. Per avere la trazione integrale e l'allestimento top di gamma Executive bisogna staccare un assegno di circa 45.900 euro. Per tutti i dettagli però vi rimando come sempre all'articolo completo che trovate su showcar.news. Non dimenticatevi, se non l'avete ancora fatto, di seguirci sui nostri canali social Facebook, Instagram e TikTok e di iscriverci se volete tramite numero SMS o WhatsApp al numero che vedete qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo approfondimento e alla prossima recensione.